siamo stati fermati. Ho perso il treno, sì, ho perso. No, è proprio un coglione. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedrete delle avventure, veramente. Stiamo per partire e andare in un posto molto importante, ma di lavoro. E il mio compagno di avventure adesso sta scendendo ed è mio papà. Siete pronti al viaggio? Io direi che ne aspettano delle belle. E stiamo preparando uno scherzo che farà imbestialire mia madre. Amici, buongiorno, no. Amici. Siamo qua in centrale. Hashtag papà no YouTube. Hashtag papà non sa fare le inquadrature. Vediamo se ci fermano sicuramente. Buongiorno. Tre fratelli senza essere fermati noi due. Con mascherina, da banditi. Adesso vediamo in che posto siamo nella carrozza. Oggi scialla proprio, come dicono i ragazzi. Ciao. Siamo a binario 8. Okay, la carrozza, una è la 8 e l'altra la 9. Ecco, parte dall'1. Quindi noi siamo in fondo. Ma dove stiamo andando? Lo vogliamo rivelare o lo diciamo un po' più tardi? Seguite il video per scoprirlo. Siamo arrivati alla carrozza 8, ragazzi. Ci siamo accomodati. Dai! Io direi proprio che è arrivato il momento di fare. Siamo in zona rossa piena e nessuno ci ha fermato ai posti di blocco. Boh, va bene. Da un punto di vista di cittadina avrei preferito che ci fossero stati più controlli. Abbiamo tutti iPhone in casa, perché ogni volta che si prendono i caricatori, cioè se ne prendono 50 spariscono tutti. Poi ci sono quelli che caricano di più e quelli che caricano di meno. Indovinate chi è il più furbo di tutti, che ha il caricatore più potente. Luigi. E cosa ha fatto la furbona? Gliel'abbiamo rubato. E guardate cosa c'è scritto. Lui. Gira al contrario. Luigi, siete morti. Adesso al 9 e sono le 7:12. Adesso vediamo fra 10 minuti a quanto è. Facciamo uno scherzo. Allora, vi ricordate la paura, l'angoscia di mia madre? Adesso gli la chiamiamo. Gli diciamo che abbiamo perso il treno. Ragazzi, questa telefonata è proprio la telefonata della morte. Altro che questo, altro che caricatore. Chiamo io, chiami tu. Chiama tu, poi magari parlo, perché è più credibile. Quindi la chiamiamo dal mio. Mandiamole un messaggio prima. Mia mamma, abbiamo perso il treno. Online. Ok, vediamo cosa risponde. Dammi la persona più veloce del mondo a visualizzare. Eccola. Pronto? Wait. Hai perso il treno? Ho perso il treno, sì, ho perso. No. Non ho trovato parcheggio, poi mi hanno fermato lì. Oh, stavo veramente. Sì, veramente, l'ho perso. Invece una volta che non ti dico muovi, ti vai prima, vai prima. Ma stai scherzando, stai facendo veramente. L'ho perso veramente. Ma come hai fatto a perderlo? Cioè sei partito un'ora a fare. Ma mica per prenderti la brioche, ma io non lo so, ma la tua testa di cavolo. Che ti devo dire, dai, così, dai, prendo quello dopo. È proprio un coglionazzo, sai? Sara. Eh? È un prank. Ma scusa, ma mi puoi dare del coglionazzo? Ma certo, ma mi dici che perde il treno? Secondo me, forse è troppo. Povero Salvo, ragazzi, mi hai insultato di brutto, come non mai. Ma non può, mamma mia, che nel mondo mi hai fatto venire il video di mattina. Grazie per gli insulti, eh. Dai, smettila. Ciao. Lui ha cacciato sta roba, ma. Invece la lascio, anche questa lascio. Ciao, mamma. Eccoci, amici. Ciao. Dove siamo? Roma. Roma. Adesso vediamo se all'uscita ci fermano. Buongiorno. Giustamente, a campione. Siamo stati fermati. Ok, quindi sei contenta adesso, giusto? Sì, sono contenta adesso. Ok. Ed eccoci qui, siamo arrivati al nostro minuto preferito. Commentate con l'hashtag minuto filosofia. Ho deciso di fare questo piccolo stacco dal resto del video perché siamo troppo abituati a non parlare, a non tirar fuori cose che abbiamo dentro e ci svuotiamo perché perdiamo queste cose che abbiamo dentro. Dobbiamo sempre ricordarci da dove siamo partiti. Bisogna sempre ricordare cosa eravamo, cosa siamo sempre stati. Qual è la nostra cosa più bella? Cosa ci rende me stessi? Cosa ci rende diverso dagli altri? Cosa mi rende diverso da tutte le altre persone? E questa cosa va coltivata perché andando avanti ci saranno persone che cercheranno di togliertela per uniformarti alla società, per cercare di renderti più normale, dicendoti che sei sbagliata, dicendoti che sei strana, dicendoti oh mio Dio, ma smettila. Ma
In realtà è l'unica cosa che si salva dell'essere me stessa. Ok, le doti positive, talento e tutto, ma il mio più grande talento, quello che mi rende me stessa, è la profondità, la riflessione, il fatto che non ci si ferma a quello che normalmente si vede, ma si approfondisce, si parla, si capisce dov'è il problema, si capisce che cosa c'è di speciale, si vedono i colori. Quindi che cos'hai tu in più di speciale? Cerca di approfondire la tua particolarità, la tua unicità, perché tu sei diverso da tutti gli altri. Rimani te stesso. Grazie mille di aver guardato questo video, vi aspetto al prossimo, spero vi sia piaciuto. In ogni caso mettete un like anche se non vi è piaciuto, perché solidarietà, perché mi impegno. Commentate con le reazioni a ogni scena o quello che vi è piaciuto di più, o qualche hashtag in particolare che vogliamo lanciare. Ovviamente io i migliori li leggo e li aggiungo nei video successivi. E seguitemi su Instagram, che è importantissimo, perché io ogni comunicazione la lancio lì, quando vengono i video YouTube, quando non posso, quando posso, a che ora e tutto. Quindi seguitemi su Instagram, mi chiamo GiuliaSalemi_real. Mentre invece su TikTok ogni giorno mi impegno a portare contenuti, mi chiamo GiuliaSalemi_i. Grazie mille!